stagione teatrale 2009-2010, presentato oggi in Palazzo Municipale di Desenzano. Presenta l'assessore al bilancio Sergio Parolini. Ecco, Desenzano si ripropone con questa iniziativa, un'iniziativa importante, interessante, nomi importanti, soprattutto facciamo cultura attraverso il teatro. Sicuramente. Quest'anno noi abbiamo avuto molti impegni in termini di bilancio. Naturalmente, essendo assessore al bilancio, parlo di quello. La cosa che non abbiamo voluto sacrificare insieme al collega Giustacchini, che si occupa specificatamente di questa iniziativa, è stata proprio il teatro. Il teatro che noi crediamo sia un momento di espressione massima della cultura. Desenzano, come ho detto prima, Desenzano città di teatro. Questo che deve essere lo slogan che io voglio lanciare questa mattina, perché tutti i cittadini desenzanesi conoscano questo cartellone di altissimo livello e possano usufruire di questo che per me è un servizio importantissimo che l'amministrazione comunale con i propri uffici e i vari collaboratori offre alla città di Desenzano. Numerose iniziative da parte del Comune di Desenzano, l'appuntamento con il teatro è uno di questi appuntamenti importanti, interessanti, si fa cultura, si fa teatro, si fa soprattutto un momento di aggregazione. Felice Anelli, sindaco di Desenzano, Cino Anelli, credo che possa essere soddisfatto di queste proposte che vanno a vantaggio della popolazione, soprattutto anche i ragazzi, credo. Beh sì, soprattutto ci teniamo ad andare avanti su questa strada intrapresa ormai da moltissimi anni nella città di Desenzano e soprattutto siamo contenti anche del rinnovo della collaborazione con la società Teatro Alberti, che ringraziamo perché ci mette a disposizione veramente una sala degna di ospitare anche spettacoli teatrali, soprattutto una bella cornice, quindi con le grandi compagnie che ci attendono sicuramente potremo offrire alla nostra città, ai nostri cittadini, uno spettacolo e una comodità veramente importante. Io conto molto che i nostri cittadini possano approfittare di questo momento di cultura, di aggregazione, come giustamente dicevi tu prima, e comodamente, senza andare nelle città a noi vicine, possono godere anche nel loro luogo di residenza di spettacoli di buon livello, sicuramente di buon livello. Io quindi ne approfitto anche per ringraziare tutti i collaboratori comunali, la dottoressa Bettari, la signora Paola Co e a tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questi spettacoli che non sono con solitudine come Desenzano, però ci vuole tempo, ci vuole passione, ci vuole la volontà di fare e quindi di scegliere al meglio per far fare bella figura non solo a Desenzano ma far bella figura anche ai nostri cittadini di Desenzano che con noi possono godere di questi spettacoli. Desenzano Teatro inizia la stagione con questi appuntamenti. Vittorio Pedrali è il direttore artistico di questa puntata, possiamo chiamarlo così, visto che si protrae ormai da diversi anni. Ecco, si inizia con dei spettacoli interessanti. Vogliamo accennare quale sarà il calendario? Sì, il primo spettacolo è con gli Oblivion in Oblivion Show. Chi sono gli Oblivion? Sono un gruppo teatrale musicale cabarettistico che in questi mesi è stato il più cliccato sul web. Il loro cavallo di battaglia è I Promessi Sposi in 10 minuti, un mini musical che rappresenta un po' il cuore di questa operazione. Un'operazione che sfiora poi anche il teatro canzone di Giorgio Gaber, i riferimenti a quella che è la rivista italiana degli anni 50, 60 con il Quartetto eccetera, fino a sfociare poi anche in alcuni contatti con quelli che sono stati invece negli ultimi 20 anni forse il trio più famoso d'Italia, il trio Lopez, Marchesini e Solenghi. E poi a seguire ci saranno, anche se non cronologicamente, li cito, 3 appuntamenti shakespeariani, quelli con il grande drammaturgo inglese, il più grande drammaturgo di tutti i tempi, proposti da 3 compagnie giovani che hanno 3 approcci diversi ma tutti rigorosi rispetto al testo. Ci sarà la compagnia di Arturo Cirillo che propone un Otello, ci sarà la compagnia di Yuri Ferrini che propone il Macbeth e ci sarà come ultimo, forse lo spettacolo più intrigante della stagione, il Mercante di Venezia con la regia di Massimiliano Civica che ha vinto per questo spettacolo il premio 2008 come miglior regia. E poi a concludere la stagione una festa di famiglia che si giova della collaborazione di Andrea Camilleri che riprende temi cari al teatro di Pirandello come il rapporto tra l'uomo e donna e le relazioni in generale e 2 appuntamenti, un altro classico come riferimento anche se non come messa in scena con il Misantropo di Molière per la regia di Mario Perrotta e una attrice, autrice amatissima dalle
nostre parti ad Esenzano, che è Lucilla Giagnoni, che presenterà un lavoro che legato alla Divina Commedia in realtà spazia poi nei confronti delle domande più intriganti che l'uomo si è sempre posto dalla creazione in poi.